Essere regista della propria razionalità vuol dire non essere preda delle emozioni, vuol dire essere in grado di interpretare il ruolo giusto e consono alla situazione che stiamo vivendo. La razionalità in ognuno di noi porta ad una analisi oggettiva del contesto, ad una valutazione quindi cognitiva e a far sì che si reagisca in modo riflessivo. L'essere in grado di parlare con i vari stati dell'io che abbiamo, e qui ci riferiamo alla teoria di Eric Berne, l'analisi transazionale, quindi i tre stati sono lo stato dell'io adulto, dell'io bambino e dell'io genitore. La capacità di interloquire e dialogare bene tra questi stati fa sì che si riesca a far entrare sulla scena dei tanti sé che abbiamo il sé più appropriato al contesto. Quindi questo ci porta anche ad avere una capacità di interpretare il ruolo giusto senza essere, come dire, non naturali, perché in fondo la naturalezza è quella dei bambini che dicono tutto quello che pensano senza pensare a quali siano le conseguenze di questo atteggiamento. Invece noi nell'essere adulti sappiamo benissimo che dobbiamo gestire le nostre emozioni ed entrare nella scena valutando anche le conseguenze di quello che possiamo dire e del modo in cui possiamo dirle. Quindi non dimentichiamoci che a volte anche solo il tono di una voce può ferire il nostro interlocutore, non c'è bisogno di usare parole cattive, ma anche tanto viene espresso attraverso la comunicazione vocale. Quindi il fatto di riuscire, se per dire dobbiamo fare un monito ad un nostro collaboratore, è importante in questo caso che si ascolti quella parte dell'io, dello stato dell'io di genitore normativo insieme anche ad una parte affettiva, quindi senza andare a ledere l'autostima del nostro collaboratore che altrimenti non recepisce il nostro messaggio ma solamente si sente ammonito senza avere una risultante positiva. Direi che tutte le figure professionali che desiderano migliorare la comunicazione con gli altri e superare i conflitti che dalla comunicazione scaturiscono possono essere interessati a conoscere la teoria dell'analisi transazionale ed applicarla quindi in tutte le relazioni con le altre persone. Una persona equilibrata riesce a dialogare bene con i tre stati dell'io e a far sì che lo stato dell'io più appropriato al contesto entri nella scena. Tutto questo vuol dire effettuare a priori un ragionamento, quindi mettere in pratica quello che è la razionalità a scanso di quello che è invece un atteggiamento istintivo. Effettuare un ragionamento, un'analisi oggettiva del contesto e far entrare nella scena il nostro sé ideale per far sì di non essere preda delle emozioni.